ci sto iscrivendo, che siamo degli... Anche comunità LGBT con RSTWXYZ. Più... La dai. O la dai o la metti in nero. No! 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 Benvenuti a tutti finalmente qui su One Podcast. Dopo settimane, ore, sfruttamento, è tanto sudore, è tante bestemmie, siamo qui oggi a presentarvi il nostro podcast, la nostra postazione finale, finanziata da signor Costa. Come presentazione, questa è la prima puntata, diciamo parleremo un po' del nostro progetto, di cosa c'è dietro, di chi siamo noi, e poi andremo un po' a spoilerare quelli che saranno gli ospiti che vedrete nelle prossime settimane. Io sono Mattia. Io sono Giorgio. Io sono Pietro. Allora, io direi di introdurre un po' la WAN, quello che è il sogno di conquista, il sogno americano. Un sogno italiano, il sogno siciliano. Allora, andiamo a introdurre un po' comunque il progetto che sta dietro a questo popa. Allora, ripetiamo le orme di questo progetto, che si spera a breve ci porterà a riprendere tutti i soldi che ci abbiamo buttato. Il progetto inizia con il desiderio di fare soldi, di fare cash money. Di fare soldi, ed è cominciato, devo dire che è cominciato a loro due. Certo. L'idea è cominciata da loro due. E fra i tre, due sono poveri, uno è ricco. Pensate un po' di mamma. Il progetto... Io l'ho proposto di aprire un blog, solo che non avevo proprio voglia di fare un cazzo in quel momento. Cioè, io lo sappiamo. Infatti all'inizio ci lavoravamo soltanto io e Mattia. Io l'ho proposto Gigi. Così, diciamo, dovevo buttare giù l'idea. Qualcuno ha idea di quando, della data precisa in cui abbiamo messo 26 luglio, attenzione. Anzi, il 27. 27 luglio. Abbiamo aperto con WordPress il nostro sito. Comprato l'hosting il 27. E oggi conta 100.000 visualizzazioni. Più o meno. Successivamente abbiamo aperto la pagina, ma diciamo, come dice Aldo Giovanni e Giacomo, niente di serio. Abbiamo iniziato seriamente effettivamente a novembre, in cui ho messo sotto sotto una gamba il nostro Pietro, che ha iniziato a sentirsi un po' uno schiavo. E infatti è così, perché si è recuperato tutti gli articoli, almeno 20-30 articoli, quindi per un mese ha pubblicato soltanto lui. E poi mi ha dato una mano con i post. Oltre diciamo a questo, che la scuola è passata in quarto piano. Era già, vabbè, ci sono, diciamo, altre, era già bassa, ci sono altre, per la scuola, altre, questo è ancora di più. L'idea però di rendere, diciamo, questo progetto effettivamente, di dargli un corpo, di dargli una valenza, era la mia, è stata la mia. Quella di, diciamo, ampliarlo in più settori. Sì, siamo... siamo abbastanza poliedrici. E siamo... non mi viene la parola. Siamo abbastanza monopolizzatori. Perché, diciamo, stiamo partendo con il blog, con il podcast, poi... abbiamo già un po' di esperienza nella progettazione di siti online, quindi... spammiamo. Ah, sì, poi... se qualcuno è interessato, Vice Company... No, introduci la nostra attività, diciamo, della Vice. Te lo sei dimenticato, ti devo di nuovo mettere sotto i ferri. Vabbè, abbiamo fatto... progettiamo siti nella nostra compagnia chiamata Vice Company. E progettiamo siti, comunque, siti aziendali, professionali, siti di qualità, siti di qualità, direi. Il nostro blog, cioè, quindi siamo partiti 5 mesi, quindi siamo partiti dal blog e ci siamo espansi sulla progettazione di siti, sui social. Per quanto riguarda il blog, diciamo, spezziamo una lancia a tuo favore: non è solo ricco, ma è anche bravo con lo sviluppo dei siti. Io sono la mente, lui è lo schiavo, abbiamo detto, lui è lo sviluppatore. Detto anche il coglione che si occupa della parte tecnica. Mentre, per quanto riguarda il podcast, l'idea è nata a febbraio, quando la scuola, diciamo... Non è vero, non è vero, mi hai rotto i coglioni, tu mi hai rotto i coglioni con il podcast... No, veramente l'idea del podcast è nata l'idea del podcast è nata quando abbiamo aperto il blog ad agosto.
poi è avanzata successivamente. Aspetta, però fatemelo descrivere meglio. L'idea del podcast è nata quando abbiamo incassato i primi soldi. E pensavamo di poter arrivare, diciamo, a fatturare un pochino in nero, chiaramente, in salute della postale, e, diciamo, in questo anno. Quindi abbiamo fatto una lista di tutti i servizi che volevamo aprire in questo triennio di scuola perso, tra l'altro. E incredibilmente in tutta questa chilometrica lista l'unico che è riuscito è stato il podcast. Il vlog ormai c'era, diceva Benoracci. Il podcast effettivamente inizia ad essere pensato a febbraio, in cui abbiamo deciso l'attrezzatura, se non sbaglio, mentre il lavoro che vedete adesso, i pannelli, le led, la tenda l'ho comprata io, sponsored by mia madre, i microfoni, i computer, MSI, pagateci, è stato progettato nel corso di queste due settimane. Comunque il podcast durerà per un bel po', fino a quando non parliamo, ovviamente. Sì, sì, diciamo l'obiettivo è quello. Allora, o fino a quando non parliamo, fino a quando almeno due dei tre non muoiono. E poi alla fine in due si può fare. No, in due si può fare ancora. Da solo, male. Se resto io soprattutto, non comunque siamo... Senso che mi inculo l'attrezzatura. Basta. Siamo su una buona strada per... diciamo, diventare dei falliti, o comunque... Comunque avremo molti ospiti, ogni settimana ci sarà un nuovo ospite. Grazie a me. Sì, sì, questa è più una puntata introduttiva, diciamo. Poi una puntata inutile, malamente. Non so. Sì, abbastanza inutile per farvi capire quando siamo rincoglioniti. Pensate che se stavate guardando un video di Ciccio Gamer, andate a guardarlo di nuovo, molto meglio di questa puntata, guardatevelo. Mio fratello si guarda i video, le live si guarda di Ciccio Gamer. Cioè, non è caso, è proprio... Ciccio, super detective con gli occhiali. Torniamo alla cosa seria. Stavo dicendo, mi rompe il culo per fare i post su Instagram. Io sono l'addetto al social media. Sì, noi inviamo le cose e lui li fa. Quando le inviamo? Esatto, tu mi invi le cose, non mi invia niente. No, stai zitto, papà, ti ho fatto un anno di post, ti ho fatto. Hai fatto un anno di podcast perché ti costringevo di post, a di post perché ti costringevo a venire a casa mia. Ora che non vieni più, rompi i coglioni. Diciamo principalmente nel blog, nella pagina trattiamo cinema, serie TV, anime, manga, tecnologia, videogiochi e fumetti. Sì, roba da nerd. Fatto una lista, di solito non ce lo ricordiamo mai. Infatti. Mi fate parlare? No. Mentre in questo podcast tratteremo la scuola, abbiamo già vedrete un po' un crescendo di questo setup, perché abbiamo iniziato in una situazione in cui non c'era nulla, abbiamo cominciato in povertà, poi ha messo i soldi finalmente, che un po' parleremo di argomenti come la scuola, come il cinema, poi il cinema, tratteremo di psicologia, psichiatria, social, che comunque tutti ambiti in cui noi siamo totalmente ignoranti. Totalmente ignoranti. Scopriremo assieme, diciamo, questi campi. Fossero stati gli ospiti. Vabbè, ma in generale non è che siamo così. Se possiamo, faccio il classico. Se possiamo spoilerare qualche nome, inviteremo. No, non spoileremo nulla. Lo scoprirete piano piano. Comunque penso si sia già capito dall'accento, sono siciliani. Vorrei penso si sia già capito dal fatto che da come ci sto esprimendo, che siamo degli... Anche comunità LGBTQRS7WXYZ più la dai. O la taglio, la metti in nero. No! 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 Siamo le 17 anni, diciamo l'età sulla carta è 17, ma percepita più o meno 12-13. Veniamo dalla terra della mafia, Corleone. È vero.
2021 le puntate verranno caricate su YouTube, Spotify, Google Podcast, Deezer, iTunes, dove lo volete ascoltare l'ascoltate, un sacco di piattaforme che non si caga nessuno. Sì, non le conosciamo nemmeno noi, ce ne sono un sacco che manco, noi manco conosciamo, però ci saranno. Tanto l'abbonamento lo paga Giorgio, quindi tranquilli. Certo, non è che questo problema. Come siamo riusciti a comprare questa attrezzatura? Non lo scoprirete mai. No, a meno che, diciamo, il finanziere che arriverà venerdì ci controlla un po' le carte. Mamma, questa la tagli, questa la tagli. Allora, perché dovreste seguire questo podcast? Grazie. Cosa abbiamo in più di Muschio Selvaggio? Niente, loro hanno i soldi in più di noi. Noi no, quindi se volete farci fare i soldi a noi, un aiutino sarebbe bene. Cosa abbiamo in più di Muschio Selvaggio? Cosa abbiamo noi in più? I fumetti! E la varia di Capitan America che adesso non si vede. Fai vedere la varia. Mi alzo, assolutamente. E abbiamo anche la action figure di Saitama. Cioè di noi, questa la fai vedere, prendila, dai, non fa... dai che sei uno schiavo, l'hanno capito. Un doppio editing, mostring arm, questo sarà un ospite. O magari avessimo usato professionalità, l'abbiamo presa su AliExpress a 10 euro. Le puntate usciranno ogni giovedì. Ogni giovedì. Adenza settimanale. Però quando... questo esce martedì perché. È la puntata pilota. Perché è la puntata pilota. Fammi parlare. Adenza settimanale, fin quando non ci stancheremo, non ci romperemo i coglioni, è già fatto alto, dovremmo arrivare fino all'anno prossimo. A meno che. Ripeto, okay, no. 2 su 3, non ci dobbiamo dei coglioni, e sarebbe anche l'ora. Vabbè, quindi per questa puntata è tutto. Ci vediamo. No, io, ci vediamo giovedì. La chiudo io, te. Per questa puntata è tutto. Questa puntata di estremo cazzeggio. Noi salutiamo i nostri genitori. Che ci stanno ascoltando sicuramente. Saluto mio padre che mi ha concesso questa stanza. Pensava che mi potessi fare qualcosa di buono, invece no. 17 anni non hai imparato. Salutiamo i nostri amici che ci stanno manipolando. Salutiamo TikTok. Che, su cui pubblicheremo praticamente l'intero episodio, perché è cringe. Noi ci vediamo questo giovedì, e ora lo sappiamo. Ci vediamo giovedì. Che cazzo vuoi? Ci vediamo giovedì con il primo ospite. Questa. Se il setup fa schifo giovedì, prendetevela con Giorgio, non ha messo i soldi prima. Facetto. Chiusa. E ma per 500.